Bravo. Ecco dov'eri. Ti stavo cercando. Stai bene? Non riuscivo a dormire. Ti va di parlarne? Ne ho già parlato con questo bicchierone di gelato. Ti faccio un buon tè. Scusami tanto. Non fa ridere. Ostacolando, faccio io. Gia? Si chiama Gia, vero? Lei deve essere molto brava nel suo lavoro. O Christian non avrebbe chiesto il suo input. Ma la smetta di parlare a mio marito come se io non ci fossi. Anna. Ho disegnato molti progetti di prestigio. Può chiamarmi signora Gray. E questa dovrà essere casa nostra, non un progetto di prestigio. Quindi, se vuole questo lavoro, le consiglio di smettere di fare gli occhi dolci a mio marito e di tenere le mani a posto. Senta, mi dispiace, signora Gray, ma io non avrei mai... Non succederà più. È tutto a posto? Sì, stavamo discutendo di un approccio alternativo, qualcosa di meno sfacciato, più rispettoso. C'è qualcuno? Bentornata a casa, Anastasia. Christian, dove sono gli altri? Fuori. Non sei arrabbiato con me? Voltati. Andiamo nella stanza rossa. Ho provato a mandarti un'email. Mi è tornata indietro. Non esiste Anastasia Gray all'SIP. Lo so. Anna Steele è il nome che uso al lavoro. Desidero avere una mia identità qui. Tutti pensano che sono arrivata dove sono per merito tuo. Non è vero. Ci sei arrivata lavorando sodo e col talento. Che importanza ha come ti chiami? A chi interessa quello che pensano gli altri? Beh, a quanto pare a te sì. Tu cambieresti il tuo nome per me? Sì, se fosse importante per te. Ok, ci penserò. Davvero? Sì. È così che funziona. L'hai dimenticato? Parlare, ascoltare, fare chiarezza. Ora fuori di qui, devo trovare il mio autore. E tu devi farti la barba. Passo a prenderti alle 5. Potrei non aver finito a quell'ora. Il capo del mio capo è un grandissimo rompipalle. Buongiorno, moglie. Buongiorno, marito. Signora Gray, guarda fuori dalla finestra. Ti porto via per questo weekend. Mi sembra di vivere in un sogno e lo sto facendo con te. Ufficio di Anna Gray. Passerò alle 5. Potrei non aver finito a quell'ora. Posso guidare io? No. È bellissima. L'ho comprata per noi. È splendida. Christian, la posizione è perfetta. Ti allestirò una casa favolosa. Smettila di parlare a mio marito come se io non fossi qui. Anna. Puoi chiamarmi signora Gray. Devo comportarmi male più spesso.
Ci stanno seguendo. Come stai, Anna? Jack, che cosa vuoi? Vuoi giocare? Sì, signore. Christian. Ho giurato di proteggerti e lo farò. Non puoi tenermi in gabbia. Ho giurato di amarti fedelmente, rinunciando a tutte le altre. Ci sei andato a letto. E di darti conforto nelle difficoltà, finché morte non ci separi. Perché mi sfidi? Perché posso. This fancy restaurant. And if you still want me, I'll make sure to be.